Ieri abbiamo interpellato telefonicamente l'ex presidente Franco Iachini sulla questione stadio. Lo stesso ha voluto fare una breve precisazione di non aver ricevuto in questi ultimi giorni alcuna offerta di 50.000 euro dalla SSD Città di Teramo per l'utilizzo dello stadio. Ma tempo addietro, ha continuato l'ex gestore del Bonolis, mi era arrivata una proposta ben più bassa e comunque non rispondente ai parametri per la gestione dell'impianto. Dunque, questione stadio ancora tutta da risolvere e domani alle 15.30 il diavolo affronterà le Licese, sempre al Pigliacelli di Montorio. Nelle file biancorosse sarà assente l'attaccante Nikita, che deve scontare una giornata di squalifica, e al suo posto in attacco ci sarà Anasi Cramellà, con Palumbo a supporto per un 3-5-1-1. Saranno assenti per infortunio ancora Alfonso Pepe e Andreozzi e possibile ballottaggio a centrocampo tra gli under Sputore e Marcone. Alla società Città di Teramo è stata inflitta un'ammenda di 700 euro per lancio di fumogeni sul terreno di gioco e interruzione dello stesso. Sul momento attuale, alla vigilia della gara, ascoltiamo le dichiarazioni del centrocampista Manuele Ferraioli. Molto dura non sembra, anche uno dice Serie A di calcio a 5, ok, massimi livelli, però quando torni in promozione, ma tutto è tranne che una promozione, perché è tutta un'altra cosa. Piano piano stiamo lavorando con lo staff preparatore, mister, e settimana per settimana sto sempre meglio. Non è facile, però sto tornando. Io in primis ho una grandissima voglia per questa città, la mia città, e per me è uno sprone, un motivo in più. Però non bisogna affrettare i tempi, perché come hai tanta voglia, ma ci puoi andare pure di testa, no? Come si dice. Però piano piano stiamo lavorando bene, io sono il primo a dare tutto. I ragazzi fuori quota, gli under, non hanno capito da subito dove siano e che piazza è Teramo, però come dice bene il capitano Alfonso Pepe, noi a livello mentale gli stiamo dando una grande mano, e soprattutto in campo devono capire che si può sbagliare poco e dare tutto. Oramai gli alibi non ci possiamo permettere più, stiamo uscendo fisicamente, però brutto, bene o male, bisogna vincere.